Allora, come detto bene, dobbiamo assolutamente prendere questo treno, nel senso che dobbiamo riuscire ad supportare i consorziati ad arrivare a prendere i soldi del PNRR. Lo stiamo già facendo, nel 2022, stiamo per uscire con un accordo quadro proprio a supporto dei consorziati sulla progettazione, ma di fatto il consorzio darà assistenza per la partecipazione ai bandi in primis. Quindi la compilazione di tutta la modulistica amministrativa per poter essere assegnatari di questi soldi e successivamente il nostro scopo, cioè l'obiettivo, è quello di uscire con degli accordi quadro per la progettazione sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riguarda le linee dei servizi, in modo tale che i piccoli comuni riescano, senza dover fare affidamenti e procedure loro che porterebbero via tempo per arrivare a prendere i soldi del PNRR, perché ricordiamoci che tutti i bandi del PNRR danno delle tempistiche sia per la progettazione, per gli affidamenti, l'inizio lavori, la rendicontazione di quello che deve essere fatto. Quindi dobbiamo cercare di agevolare almeno nella parte iniziale con degli accordi quadro tutta la parte di progettazione, che sia di lavori o che sia di servizi. Poi supportare il socio invece nell'appalto vero e proprio, quindi nella gestione dell'affidamento con tutta l'attività della centrale di committenza. Quindi a 360 gradi l'obiettivo è supportare il consorziato nella fase amministrativa di candidatura al bando, quindi dare nella compilazione tutte quelle informazioni necessarie per essere assegnatari del fondo. Successivamente dare la possibilità al socio di non fare direttamente lui un affidamento, quindi una gara per la progettazione, ma utilizzare il consorzio CEV che ha già un aggiudicatario per tutta quella tipologia di attività. E successivamente gestire l'affidamento su mandato del socio in modo tale che la parte di affidamento di gara sia veloce per poter iniziare poi i lavori o il progetto di servizi che si intende mettere a terra. Quindi è fondamentale che a 360 gradi venga aiutato il consorziato fin dall'inizio diciamo, della compilazione della domanda fino all'inizio dei lavori veri e propri. Quindi è fondamentale, grazie anche alla centrale di committenza, riuscire a diciamo intercettare i bandi che possono essere d'aiuto o di interesse comunque ai consorziati CEV, quindi già lato nostro un'attività informativa verso i consorziati per poter informarli di tutto ciò che il PNRR può proporre al loro interesse. Adesso abbiamo visto che ci sono bandi per le scuole, per gli asili, per le palestre, quindi tutte materie, categorie merceologiche di interesse per i consorziati. Ricordo anche che tutta l'attività della centrale di committenza nel 2021 ha avuto un incremento, quindi proprio su gare legate ai finanziamenti, quindi abbiamo avuto anche una maggiore esperienza nel 2021 legata a tutti i bandi soggetti a finanziamenti. La centrale di committenza è riuscita sempre ad arrivare nei tempi e aiutare i consorziati a prendere questi soldi che insomma venivano messi a disposizione. Abbiamo un numero di soci maggiore e un numero di gare anche che è aumentato, nella progettualità soprattutto. Quindi abbiamo già dei format prestabiliti per tutte le gare di progettazione che possono aiutare i consorziati proprio nella presentazione della domanda per i bandi del PNRR e tutta la fase successiva invece di esecuzione e gestione degli affidamenti. Quindi insomma, questo è un po' diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati.